Moto Design Customs, in via Ida 2731. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto e Moto, via Ripuaria 225, a 100 metri dall'uscita tangenziale Varcaturo. Prima BMW Motorrad, Napoli. Mamepi Motors, via Padula 42, Casoria. Un lungo spazio dedicato a un evento di motori, organizzato proprio dall'associazione Eventi di Motori di Edoardo Colonna, con il gruppo Ultimate Tuning, appunto la giornata in pista al cartodromo Pista Italia di Castel Volturno era proprio denominata Ultimate Tuning Day, quindi un grande incontro di auto elaborate, ma anche moto, scooter, abbiamo visto anche dei Vespa Club, insomma amici che conosciamo da tempo, quindi una bella giornata all'insegna della passione per i motori, ma anche dei suoni, perché poi noi non ci affacciamo spesso nel mondo delle auto, l'abbiamo fatto in questa occasione perché era veramente molto bello vedere quello che è arrivato a Castel Volturno sulla Pista Italia, quindi vi parleremo appunto a lungo di questo evento. Poi, come detto, un test molto importante, la moto più attesa sicuramente di questa stagione 2014, la BMW R1200 GS Adventure. Va bene, allora partiamo questa lunga pagina dedicata all'Ultimate Tuning Day con gli amici della Pista Italia di Castel Volturno, che ci hanno veramente trattato benissimo, li ringraziamo ancora una volta. A tra poco. Sono pronto? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Qui oggi a Castel Volturno, alla Pista Italia, abbiamo l'onore di intervistare il grande Lello Vaccaro. Lello, che ci racconti di questa giornata? No, ma io sono Maurizio Bottalico. No, sono io Maurizio Bottalico. Lello, raccontaci qualcosa. Questa è la tua moto? No, però la sto ammirando, hai visto? Questo è un bellissimo Gucci V7 700. Trasformato completamente, complimenti al proprietario che sarà in giro qua oggi alla Pista Italia. Hai visto quanta gente? Sì, sono appena arrivato, c'è tantissima gente, non me l'aspettavo, bravo Edoardo. Sono venuto qui a ammirare queste moto, anche se io ho paura di andare in moto, quindi non mi avvicino solo da fermo. Però, ma c'è il fucile qua dentro. Allora è meglio che cambiamo moto, perché questo ci spara pure se prende e spila il fucile da qua dentro. Allora, sono in mezzo agli amici miei vespisti che qui ovviamente a Castel Volturno non potevano mancare, data anche l'amicizia con Edoardo Colonna, giusto Lello? Sì, anche l'amicizia con Edoardo, un grandissimo amico appassionato di motori. Poi abbiamo avuto il piacere di aggregarci ad un Vespa Club molto rinomato in Italia, che sta a Pomigliano, e riesce a gestirci in tutti gli eventi con grande entusiasmo a molti di noi. Quest'anno saremo al raduno mondiale di Mantova, presenti anche proprio con la Bello Racing di Napoli. Un altro grande gruppo, guarda qua com'è bello caloroso, bello massiccio. Parliamo con Giacomo, ciao Giacomo. Ciao, sono il presidente del prototipo Amici del Sabato Notte, che facciamo queste manifestazioni, più o meno siamo quasi come una famiglia. A guardarvi non sembra, perché sembrate più cattivi, però c'è la fede in voi. La fede, siamo degli agnellini. Bello vedere tutti noi riuniti qua, appassionati di moto, auto, tuning. È una bella giornata, ci divertiamo oggi. E tu non te l'aspettavi? Però. No, la verità, non mi aspettavo tutta questa gente oggi qui alla Pista Italia. Senti, però parliamo di te, eccezionale questi modelli, vediamo tutte Vespa elaborate da Madonna Racing, che sappiamo insomma è questo bel team che elabora i veicoli che sta a Macerata. Tu anche pilota, sì. Abbiamo qua i tuoi mezzi, ecco qua, soprattutto lo scooter Polini. Ho partecipato a qualche gara dell'Italian Trophy Polini e poi ho partecipato quest'anno al trofeo MVR Racing Team, che ha organizzato il nostro amico Mino Violante. È lodevole l'organizzazione, infatti ringrazio di avermi invitato, di averci invitato a questo evento, perché veramente hanno organizzato in un giro di pochissimo tempo
anche pubblicizzando veramente benissimo e i risultati si vedono e si ottengono. Allora, tu oggi sei venuto con la tua Kawasaki 250. Esatto. E adesso ci prepariamo a fare questa bella gara di gara. Ci proviamo. Secondo me tu hai qualcosa in più rispetto alle altre per via che guidi la moto. Camera. Guardate. Però sei motociclista, beh, c'è anche Tina che è un'assidua motociclista, ve la giocate oggi qua alla pista gara. Ci proviamo. C'è anche la nostra amica Gaia, la nostra official photographer. Sei pronta per questa sfida? Prontissima. Ma tu come te la cavi sui gara? Una volta ci sono stata. Cioè questa? No, questa è la seconda. Allora, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Allora Tina, sei pronta? Sì, sì, prontissima. Dalle moto ai kart. Certo, sempre passione per i motori. Basta che sia velocità. Sì. Eccolo qua, uno splendido R75, vieni Pippo, C, BMW, con un sidecar Bastonia che ha realizzato il nostro Pippo della UG Moto Uglietti, sidecar Napoli, si chiama così l'azienda, il club, come funziona? Noi siamo un'azienda che normalmente si occupa di manutenzione di moto e ultimamente, negli ultimi 2 anni, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per i sidecar. E praticamente abbiamo iniziato con questo qua, questa è stata la nostra prima realizzazione, questa BMW. Dopodiché abbiamo realizzato vari modelli. Quanto è diverso rispetto a guidare una moto? Devi calcolare che guidare un sidecar è come se fosse guidare un'auto, perché praticamente non fai la curva, giri. Ma come il quad praticamente, più o meno? Quad, sì, più o meno sì. E praticamente c'hai sempre la sensazione, in effetti avendo un peso morto laterale, perché il carrozzino è quasi un peso morto, c'è sempre la sensazione che il carrozzino ti tiri sul suo lato, però una volta fatto l'abitudine è un bel metodo di viaggiare. Poi stamattina sono venuto io, mio padre e mia figlia. Chi non ha amato supercar? E io sono qua con Carlo, ciao Carlo. Ciao. E si è realizzato, si è comprato, non lo so, adesso ci racconterai. Realizzata. La mitica kit. Sì, esatto. Allora, la base di questa macchina è una Pontiac Firebird Transarm dell'82. Ecco, vabbè, mi ricordavo Pontiac, ma il resto non me lo ricordo. Sì, vabbè, il nome è un po' complicato. Che tu ovviamente hai comprato e te la sei, quindi hai detto, costruita. Sì, l'ho modificata, questa qui quando l'ho presa era tutta rossa innanzitutto. Aveva il kit sportivo, era un modello un po' più particolare di quella usata nel telefilm, però per farla come in TV ho dovuto smontarla pezzo pezzo e cambiarci molte cose e farla nera. Io questo volevo poi enfatizzare in questa intervista, cioè l'unione, le sinergie appunto, no, di vari gruppi, anche vedi dalle auto alle moto, che si uniscono per un'unica passione, i motori, quello che sia la velocità, il suono, l'estetica, perché poi alla fine sono tutti elementi che insieme fanno la passione. Bravo, perfetto, infatti noi abbiamo concepito questa giornata che doveva essere gratuita ed aperta a tutti, dove praticamente chi ama il motore e chi ha amici che vuole incontrare, oggi li trova tutti qua. E infatti oggi abbiamo trovato amici e persone che erano anche poco amiche e si sono ristrette la mano con molto piacere oggi. Io di questa cosa, al di fuori dello sport, del motore, di tutto quello che può essere, ne sono contentissimo, perché il motore riesce ad andare oltre a determinate cose. Quello che abbiamo visto oggi qui è la filosofia della Ultimate, cioè riunire tutto quello che è lo sport motoristico, sia a livello di tuning, estetico, audio, motoristico, ma anche motociclistico, perché come potete vedere noi abbiamo anche soci con motociclette,
e riunire tutto sotto lo stesso tetto, senza più avere vincoli, senza più avere paura l'uno dell'altro, perché poi alla fine qua in campagna siamo tutti quanti una potenza. Se ognuno di noi sta per conto suo, si sperde un po', si sente poco. Allora abbiamo preso a cuore questo progetto cercando di portarlo avanti con una filosofia quasi familiare. Infatti noi in associazione ci piace definirla come una famiglia. C'è qualche gruppo, non so, qualcuno che vuoi ringraziare per essere venuto qui oggi? Sicuramente sì. Anche se erano in tanti, capisco che tutti... In primis voglio ringraziare Elio Cerullo della pista Italia, perché ha avuto tanta pazienza con noi e, come avete potuto vedere, c'è stato tanto casino, quindi lo ringrazio in primis per la pazienza. Voglio ringraziare soprattutto il gruppo Ascigna di un caro amico Pasquale, che ci sono venuti a trovare e ci hanno portato delle auto strepitose, tra cui la Black Mamba, che ha partecipato a una delle sfide tuning italiane più importanti a Rimini. E voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti, tra auto elaborate, moto. Veramente un sentito ringraziamento, ragazzi, perché non ci aspettavamo una cosa del genere.